È piombato nel caos più totale il Kirghizistan dopo le proteste di piazza a cui è seguito l'annullamento per brogli e voto di scambio delle elezioni politiche del 4 ottobre. Il presidente Sooronbay Jeenbekov ha dichiarato lo stato d'allerta, compreso coprifuoco, per 15 giorni. A Bishkek si sono visti carri armati in piazza, ma non è chiaro se le forze armate obbediranno agli ordini. La misura è stata presa per tentare di placare gli scontri tra opposte fazioni politiche che imperversano nel paese dal giorno del voto. Si fronteggiano per lo più i sostenitori dell'ex presidente Atambayev e quelli dell'aspirante primo ministro Zaparov, liberato dal carcere dagli stessi manifestanti e nominato premier dall'opposizione parlamentare dopo il voto. Zaparov ha promesso una riforma costituzionale e poi le presidenziali. Atambayev ha pregato la folla di dimostrare pacificamente. Qualcuno dei suoi oppositori, poco dopo, ha provato a sparargli.